Salve a tutti, oggi vorrei parlare dell'autoironia e di quanto essa sia propedeutica nell'accettazione di se stessi. L'autoironia è tutto l'insieme delle battute che tu fai su di te. Di per sé l'autoironia va bene, nel senso, è come l'ironia, l'autoironia va bene. Se portata all'eccesso rischia di cadere nell'autocommiserazione e questo diciamo che rovina un po' tutto l'ambiente, perché se fai eccessivamente battute sulla tua problematica rischi di diventare pedante e oltre che pedante anche un pochino fastidioso. Quindi l'autoironia serve nell'accettazione di se stessi, gioca un ruolo fondamentale. Nel mio caso ha permesso che io accettassi prima il mio problema alla vista, perché comunque certe volte avevo bisogno di far sentire il mio disagio, far sentire il mio malessere verso questa problematica, e quindi tiravo fuori tramite delle battute questo malessere dentro che avevo, che non riuscivo a esternare in altro modo, e questa cosa ha dato modo a me e agli altri di capirlo meglio, di sfruttarlo meglio per il futuro. E diciamo che probabilmente se io non avessi fatto quelle battute adesso non sarei riuscito a parlare in maniera normale davanti a una videocamera di un problema alla vista che ho. L'autoironia è propedeutica per l'accettazione di se stessi, qualsiasi sia il tuo problema. Se fai battute per esternare il disagio, se fai battute perché ti diverte, queste battute ti aiutano a capire meglio il tuo problema e a accettarlo e a farlo sembrare qualcosa di normale, qualcosa di non rilevante dal punto di vista emotivo. Certo, ci sarà sempre una parte di te che vorrà essere come gli altri, tuttavia sarà sempre più piccola e sempre meno presente all'interno della tua coscienza, il tuo cervello. Quindi cerca di prenderti meno sul serio, ma non troppo, e guida responsabilmente e mangia tanta acqua. E quindi niente, questo è quello che avevo da dirvi. L'autoironia è bella e ci si vede a un prossimo video.